Si parte, salutiamo VP Island, direzione Bangkok. Siamo arrivati a Pat Pong, qui è tutto falso, qua praticamente è il regno del contraffatto, c'è un bordello allucinante, ora andiamo a mangiare. Buonasera a tutti, comunque no, volevamo dirvi, no, allora riparto. Buonasera a tutti! Buonasera! Buonasera, allora, come potete vedere, ci troviamo a Bangkok nel nostro hotel Saturn, Grand Saturn, cioè abbiamo una bel pesciolone. Abbiamo una bella sogliolona. Una bella sogliolona qua dietro. Che abbiamo fatto stasera? Allora, siamo arrivati un pochino tardi dall'aeroporto, avevamo preventivato di arrivare prima, invece c'è il ritardo dell'aereo e tutto, siamo arrivati un po' tardi, però non ci perdiamo d'animo, ci siamo fatti una doccia al volo, subito siamo andati al centro. Comunque davanti alla telecamera vado forte. Buongiorno, siamo pronti per la prima giornata qui a Bangkok, direzione Wat Pho. Arrivano i schizzi, ragazzi. Qualche mutazione genetica qui arriva. Ah, riapri tutto. Non so, soffri mal di mare. No, è che arrivano gli schizzi del fiume, che è come il fiume, se non peggio. Stanno gli altri topi che sono tutti grossi. Raga, qua è pieno di Buddha, è pieno, tutti Buddha. Adesso però andiamo a vedere quello più grande, cioè il Buddha sdraiato, che è enorme, praticamente, cioè, è lungo quanto questo edificio, è gigantesco. Ora andiamo a vederlo. Ma prima, take off your shoes e vai. Hanno fatto togliere le scarpe, ma in modo che rilevassele fra 10 metri, non è il caso di rimettersele proprio. Andiamo un giro così, va. Cioè, ci hanno fatto levare le scarpe per andare a fare una foto a Buddha gigante. E c'è pure la fila.
E nulla, volevamo entrare al Grand Palace, ma qua siamo tutti e due coi pantaloncini corti, non ci fanno entrare. 40 gradi, vorrei vedere. Poi volevano i soldi per comprare i pantaloni lunghi. Se può fare, se può fare. Ci ritorneremo se avremo tempo. Penso di no, però. Penso che non ci avranno mai. Ora, direzione Leo? Vatcharunna. Come? Vatcharunna. 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 Ci vediamo dopo. Ci stanno i bambini che suonano le campane e poi ci sta lui. Ragazzi, buon appetito. Oggi siamo venuti da Ozzozzone. Speriamo che tutto vada bene. C'è il curry. Oh, gliel'avevo detto, c'è il curry. No, ma io dico, c'è il curry, io non lo mangio. La novità diretta è buonissima. Ragazzi, siamo passati tra infinite quantità di smog, ma alla fine ce l'abbiamo fatti, siamo arrivati alla Chinatown di Bangkok. Raga, buongiorno, questa mattina siamo al Chaduchak Weekend Market e la situazione è questa. I migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata, fai un contratto e vedrai che il souvenir ti ruberai. Raga, quando arrivate all'ultimo alle attrazioni è bello, sapete perché? Perché c'è tanta gente che esce, ondate di gente che va via. Ma c'è chi entra dall'uscita. Chi entra dall'uscita. 500 baht in saccoccia stasera per Capodanno, sì. Mamma mia, davvero. Ragazzi, non ci imitate. Pagate tutto, pagate gli ingressi ai palazzi, gli ingressi ai templi, alle spiagge e soprattutto comprate le calamite. No, rubate tutto. มันได้มาจากนู้นอยู่แถวมีคนเขาถามมาไม่ว่าอะไรกินก็มันสี่ไม่หาตา
zanzicchia. Dopo 5 lunghissime ore di viaggio siamo arrivati, siamo sulla nostra barca, stiamo andando verso il mercato galleggiante. Mamma mia ragazzi, viaggio lunghissimo, lungo, lungo, lungo. Siamo stanchi. Questa è, diciamo, tutti i negozietti di souvenir, ora ci facciamo un giro, ci ha lasciato 10 minuti di libertà e poi ritorniamo sulla barca. Siamo pronti per questo Capodanno 2018, questo è l'outfit di questa sera, camicia, cravatta, non male dai, poteva andare peggio. Leo, facci vedere il tuo outfit. Ma normale amministrazione, andiamo al posto migliore di tutta la città, normale che sia obbligo di cravatta, cioè neanche a parlarne. 130 euro a persona.
questa vacanza ci ha lasciato letteralmente a bocca aperta.